La rassegna stampa è offerta da... Martedì 12 maggio, buongiorno a tutti, ben ritrovati all'interno della nostra rassegna stampa. Andiamo a leggere insieme le principali notizie dei quotidiani locali e nazionali odierni. Apertura del Messaggero dedicata alla politica, migranti e le condizioni dell'Italia. Il piano dell'Unione Europea sulle quote non soddisfa Roma. Servono 250 milioni via 25.000 profughi. Mogherini all'ONU spinge per l'ok all'azione militare contro gli scafisti. Agire dovere morale. L'attacco bombe della Libia sul cargo turco, ucciso un marinaio, l'ira di Ankara. Politica, posto fisso, boom di contratti, in 3 mesi aumentano del 24%, i dati 2015, 91.000 in più, scintille tra governo e sindacati. Ancora politica, conferme PD a Trento e Aosta, comunali, crolla Forza Italia, balzo della Lega, Salvini contestato, niente tour a Roma. Proseguiamo la nostra rassegna aprendo la pagina regionale, iniziando con la Gazzetta del Mezzogiorno. Lecce, ramo si abbatte su un'auto in transito, sfiorata la tragedia, una donna miracolosamente illesa, traffico in tilt. Regione, le pagelle d'oro, 1,1 milioni per i valutatori, hanno esaminato 150 dirigenti pugliesi, intanto i premi risultato sono congelati. La Gazzetta di Lecce, provincia, varata la cura dimagrante, problematica la vendita di Villa Luisa, ieri il via libera dal Consiglio al rendiconto di gestione per il 2014. Taglio centrale, Lecce 2019, Berg sul libro paga fino a pochi giorni fa, Melica, UDC denuncia, ha lavorato da casa? Solo l'8 maggio scorso è scaduto il contratto del direttore artistico del comune. Sulla destra, cronaca, Viale Grassi in tilt, ieri mattina ramo si abbatte su un'auto in transito, tragedia sfiorata. Taglio basso, elezioni, Berlusconi nel Salento a sostegno di Poli Bortone, leader di Forza Italia, sarà venerdì a Carmiano. Gallipoli, Enrico al contrattacco, nel mirino ribelli e barba, scia di veleni dopo le dimissioni del sindaco. La prima volta in A, Enzo, quel successo sul Parma nel ritorno fu la spallata decisiva. Ed ora il nuovo quotidiano di Puglia, provincia, via libera ai tagli, passa la delibera lacrime e sangue, 6 milioni dalla spending review, la scure su dipendenti, stipendi dei manager, telefoni, buoni pasto e fotocopie, una sola partecipata. Ulivi malati, cresce la tensione in attesa del nuovo piano dell'Unione Europea, Xylella chiede lo stop dell'import a Otranto, protestano i vivaisti di Viti. Taglio basso, l'incidente sulla Lecce Brindisi, il tir scavalca il guardrail, 2 feriti e traffico in tilt. Il sondaggio tra i visitatori, luce e ombre su Gallipoli d'estate, ma 9 turisti su 10 la consigliano. Pagina interna del nuovo quotidiano di Puglia, sfida del gigante high-tech, 5 milioni per i ricercatori, a Lecce la nuova centrale informatica di Corvallis, pronte le assunzioni con il contratto di programma. Le scure sull'ente, tagli per 6 milioni, via libera la manovra per salvare la provincia, bollette, scuole, benzina, ok, alla delibera. Alienazioni, questura e palazzo del TAR venduti al Ministero. L'altro fronte, ora la fusione tra le partecipate, Gabellone vara la multiservizi, saranno pagati gli arretrati ai dipendenti Alba Service. I nodi del comune, ex catasto, la protesta non ferma i lavoratori, addio a 150 posti auto, blitz dopo la chiusura degli uffici, rischio caos. Il caso Melica, Berg pagato per stare a casa, Capitale Cultura 2019, al direttore un compenso di 60.000 euro per 9 mesi. Conti in rosso, Palazzo Carafa senza soldi, in bilico i vigili precari e torna l'allerta anche per i dipendenti comunali. La città che cambia, Monteco al lavoro, rifiuti, ultime strade senza bidoncini, porta a porta, prima settimana c'è il kit in braille. Gallipoli promossa dai turisti, bellissima, ve la consigliamo, sondaggio di Puglia Promozione, l'83% del campione ci tornerebbe. Lecce stretta decisiva in pista a 3 cordate, la vendita del club 3 mesi fa, l'annuncio del disimpegno della famiglia Tesoro che lascerà il 30 giugno. Il patron della Samp Ferrero si è riservato di dare una risposta nel giro di pochi giorni. Tundo, rileviamo e non compriamo, il club è patrimonio di tutto il Salento. Termina qui anche oggi la nostra rassegna stampa, grazie per essere stati in nostra compagnia, vi ricordiamo a breve l'appuntamento con TG News 24, a tra poco. La rassegna stampa è stata offerta da...